Ciao a tutti, ho voluto fare un altro video sul cubo di Rubik per l'ultimo strato, per trovare un modo per risolverlo ancora più facilmente. Allora, si parte come al solito dalla croce e dall'orientare gli spigoli. L'ho spiegato nell'altro video come si fa, che è la parte o 4 o 5, adesso non ricordo, comunque c'è. E arrivati a questo punto c'è un modo più semplice per risolvere gli angoli. Dunque, prima di tutto dobbiamo guardare qua. Dobbiamo trovare un angolo che sia posizionato, non per forza orientato, basta che sia solo più posizionato. Allora, guarda questo, c'è cioè il verde e il rosso, ma è compreso tra l'arancione e il blu, quindi non va bene. Questo è l'arancione e il verde, ma è compreso tra il blu e il rosso, quindi non va bene. Questo è il blu e l'arancione, ed è compreso tra il rosso e il verde, non va bene. Questo è il blu e il rosso, è compreso tra l'arancione e il verde, non va bene. Non ne ho neanche uno che va bene. In questo caso faccio l'algoritmo che ho mostrato nell'altro video, che è sinistra, su, destra, su, sinistra, giù, destra, giù. Questo cambia la posizione degli angoli, quindi adesso uno dovrebbe esserci. Controllo. Arancione e blu, tra arancione e verde, non va bene. Rosso e verde. Tra arancione e blu direi che non va bene. Rosso e blu, tra rosso e blu, questo va bene. Ok? È posizionato ma non orientato. Questo, ok, sbagliato. Allora, metto questo sulla destra, ok? E rifaccio lo stesso algoritmo di prima. Fino a quando questi tre angoli non sono anche loro posizionati, non importa che siano orientati. Quindi sinistra, su, destra, su, sinistra, giù. Destra, giù. Vado a vedere. Questo è perfettamente orientato, tra altre cose. Questo è arancione verde tra arancione verde. Questo è arancione blu tra arancione blu. Se non vi viene la prima volta dovete rifarlo, sempre tenendo la parte giusta sulla destra. Ora che ho tre angoli, vabbè, sarebbero quattro posizionati e non orientati. Uno ce l'ho già posizionato, non mi interessa. Allora, se ne avete già orientati, lo mettete sulla vostra sinistra. Se no, potete procedere nell'ordine che volete. Mettete l'angolo posizionato ma non orientato sulla vostra destra e fate l'ultimo algoritmo che ho mostrato, che è giù, sinistra, su, destra. Un po' di volte fino a quando non arrivate ad avere il giallo. Su, destra. Quando arrivate ad avere il giallo nella posizione giusta, girate questa parte, mi raccomando non il resto, sennò il cubo se ne va a quel paese, diciamo. Allora, e procedete ancora nella stessa maniera, giù, sinistra, su, destra, giù, sinistra. Questo è il mio giallo, si è staccato un adesivo, comunque adesso si è formato il giallo, quindi su, destra per finire l'algoritmo, e qua c'è il giallo. Sposto ancora. E vado avanti, giù, sinistra, su, destra, giù, sinistra. C'è il giallo, su, destra. A questo punto il cubo è finito. Ovviamente bisogna girarlo, però. Niente, se avete ancora dei dubbi basta chiedere. Comunque l'importante è prima trovare un angolo posizionato anche se non è orientato, fare l'algoritmo per cambiare l'ordine. Una volta che sono tutti posizionati, procedete all'algoritmo giù, sinistra, su, destra per finire il cubo. Se avete ancora dei dubbi, contattatemi e vedrò quel che posso fare.